Attendevo che tu tornassi per portarti al porto, per dirti la fabbrica, il lavoro, la fatica e la desolazione, per dirti. E intanto lavoravo, scrivevo, provavo a trovare senso, a cercare altre domande, senza dimenticare, stando stretto, stretto a quello che ho visto e vissuto. Fabbrica, operai, turnisti, porto in sacco, sacchi, fatica, sentirsi niente se non la paga alla fine del mese, che non mi diceva nulla e a nulla serviva. Triste e violento compenso a chi, come noi operai, facchini, braccianti, braccia della moderna epoca sul solco di umanità silente antica, si stava in fila come cani, come topi, per una tazza di danari e così e così e... Anche dirti che da quel destino io sono scappato, a gambe levate, non ho voluto, ho odiato quel modo, mondo, e da quel mondo, modo, mi sono sentito odiato e mi giro dall'altra parte per non vederli, vedervi, vedermi, fratelli da cui son fuggito. Fratelli da cui son sfuggito, fratelli da cui son sfuggito. Poi a guardarvi che siete cresciuti nei bar come me, tra spacconerie, prepotenze, solitudini, notti da buttar via. A guardare i grandi, a giocare a poker di nascosto da mogli e figli, che poi i figli, noi, eravamo lì a far finta di non esserci. Poi la mattina, la notte, il pomeriggio, non importa, siamo turnisti noi altri. Ma cosa vuoi, Domenico? Cosa vuoi con quel sorriso? Sono artista ora, sono attore, parlo d'altro, sono altro. Perché? Solo perché vi conosco? Lo so, sono nato in quello stato che adesso si dice non ci sia più. Ma c'è nei palazzoni, nelle solitudini, tra la nebbia, nei bar dove adesso il poker si gioca con le macchinette, con le macchine. E al lavoro ci si va, ci si va. Ci si va. Quando c'è, se c'è, e si fa e si lascia fare. Niente più da dire, finiti gli orgogli, solo per l'osso come cani. Di chi la colpa? Di chi e perché? E almeno ce la possiamo prendere con gli altri. Ecco, quello sì, coi marocchini, con quelli che il lavoro ce lo portano via. Ma andiamocene anche noi, andiamocene nella stiva come gli schiavi. Ma poi sarà vero che tutti si possono ribellare? Ma me lo chiedo e sono davvero sicuro di non aver mai sfruttato l'occasione. Mi si china il capo e pieno di vergogna sono costretto a dirmi poco, 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 eppure sì, a me è capitato. Capito lo stato in cui mi trovo, finto, prostrato, ovvero? I picchettini, mi ha detto il mio amico navigatore, sono quelli che stanno attorno alla barca e raschiano e picchiano perché le ruggini vadano via. Perché i te camandai in bacina a cavarti te camandai allo scafo dall'Umberto? Dice uno che ho conosciuto, che poi continua e dice ancora. Comunque si pittura tutto anche le tacate, conoscendo i picchettini, se ti trovi nei paraggi e ti fermo, i te pittura anche a te. Di memoria si vive, di memoria si muore. Hai mai pensato? Ho vissuto, che non puoi pensare se non l'hai vissuto. Insomma, soffocato, morire. Loro erano in 13, in 13, nei cunicoli bui. Il fumo è arrivato, t'ha strangolato, piano, piano, così pianino che hai potuto pensare bene, bene, capire cosa ti accadeva proprio a te in quel buio dove tutto rallentava e solo la morte iniziava a correre per di fiato, a perdere il fiato, il respiro, e hai, ho avuto il tempo di prendermi paura, di sentirmi e di non sentirmi più e anche di pensare... Per che cosa poi? Cosa ci faccio qui? Ho anche pensato nella paura, nel buio della testa che se ne va piano piano. Ho pensato. Ma quelli che muoiono per un ideale in una rivoluzione o come martiri per difendere la patria, la madre, i fratelli, la moglie col bambino in braccio, ecco, loro in quel momento hanno paura come me adesso.
occhi, almeno ho pensato. Io non vedo niente in questo buio, però sento, sento le urla, le grida, i singhiozzi, i rantoli, le mani che battono contro il ferro delle pareti, battono, sbattono, grattano, poi strisciano appena mentre ce ne andiamo, che alla fin fine quel ferro che poco prima avevamo picchiato e battuto perché qualcuno venisse e sentisse, ecco, quel ferro alla fine l'abbiamo accarezzato. Strisciano le mani poco prima di andare. E quel ferro cos'era? Alla fine dico, mentre l'aria non entrava, il buio, il terrore, la paura. Cos'era? Cos'era quel ferro? C'era apparso vivo, caldo, guancia di madre, di moglie, di bimbo, prima d'andare, quel ferro che avevamo raschiato, pulito, lisciato. Quel ferro.